via Caldarola, quartiere Iapigia di Bari. Impazza la polemica per l'abbattimento di circa 15 pini per la realizzazione di due rotatorie, una all'intersezione con viale Salapia, l'altra con viale Magna Grecia. Ieri l'abbattimento ha generato diverse polemiche su Facebook, i residenti sono insorti anche da altre parti della città, quei pini non dovevano essere toccati, saranno frantumati e usati come concime, quindi non si possono recuperare. Sì, sono stati letteralmente portati via subito, noi qua come residenti del quartiere insomma siamo rimasti un pochettino così scontenti perché comunque non ce l'aspettavamo e saranno tolti degli altri perché con la rotatoria con viale della Magna Grecia saranno eliminati molti altri ancora pini, anche se a nostro parere dei residenti o comunque di tutti quelli che lavorano qua nel quartiere, parte degli alberi possono e potevano essere. Ma perché sono così importanti questi pini? Tante altre città cercano di metterlo, noi che ce l'avevamo di nostro lo stanno eliminando. Magari anche un po' i marciapiedi di questo. Questo è molto importante. Sono proprio pericolosi. Pericolosissimi. Verranno rimessi altri 80 lecci, cioè altri alberi che non danno fastidio all'asfalto, quindi penso che. Quindi è solo una sostituzione di tipologia di alberi, quindi saranno ripiantati. Sì, sarà fatta tutta la rotatoria, quindi che servirà alla sicurezza stradale. Quindi mi dice che saranno messi altri 80 alberi. Rimessi 80 alberi. Per le due rotatorie nel tratto. Bravissimo, questa è quella lì di via Magna Grecia. Là. Ci può spiegare il lotto esattamente in cosa consiste? Cioè alla fine a dicembre, il 18 dicembre, che cosa avremo qui? Le due rotatorie, una qui su via Salabia, un'altra lì su via Magna Grecia, con tutte le sistemazioni dei marciapiedi, delle nuove aiuole e tutto. Anche le piste ciclabili in quel tratto? Anche le piste ciclabili, in tutto il tratto, non solo questo. Compreso tra le due rotatorie? Sì, tutto il tratto. Per una cifra complessiva? L'appalto? L'appalto intorno a 1 milione di euro. E prevedete di consegnare entro il dicembre come da programma? Sicuramente. Lei personalmente come si colloca rispetto a questa situazione? Cioè in che senso come mi colloca? Nel senso che ritiene che fosse stato nella zona di casa sua? Penso che erano lavori fatti da fare ancora tempo prima, no? Prima che succedevano tutti questi incidenti, molti, qua ci sono stati pure morti. Certo, moltissimi. Incidenti tantissimi tutti i giorni, quindi voglio dire, penso che è un lavoro che è ben arrivato, no? Quindi i pini valgono, l'abbattimento dei pini vale la vita delle persone. Vanno rimessi, perché poi questo sono 17 pini che sono stati tolti, ne vengono messi 80, quindi penso che il polmone dell'ossigeno arriverà lo stesso.